E grazie di essere con noi. Solitamente è lui che presenta l'altra voce, ma oggi diventa a sua volta seconda voce, una voce storica della scherma, Luca Magni. Ciao Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Allora, ci siamo. Siamo finalmente, direi, arrivati anche ai campionati italiani assoluti, che è un po' la sublimazione, no? Della stagione schermistica. La sublimazione che arriva tempo di record, perché questa è la stagione della ripartenza, è la stagione, la primavera potremmo dire della ripartenza, dopo la lunga pausa a causa del Covid. Tra mille protocolli, tra mille restrizioni, tra mille attenzioni, finalmente si torna in pedana e si gioca il titolo italiano. Per tutto il resto, per tutto il racconto, la narrazione di questo periodo e di questa giornata di gare, ci sarà tempo. Oggi, o meglio oggi, in questo momento diamo spazio alla pedana, perché la prima semifinale tra Camilla Mancini e Beatrice Monaco è tutta da seguire ed è cominciata subito con la prima stoccata per la Monaco. 15 stoccate, 3 tempi da 3 minuti in pedana. Sulla vostra sinistra Camilla Mancini, sulla destra Beatrice Monaco. La Monaco, che quindi segna anche un bel ritorno, no? A alto livello, atleta comunque del giro tricolore. Testa di serie numero 1 dopo la fase a gironi e seconda stoccata adesso per l'atleta Mancina di origine toscana. Mancina contro la Mancini, dai, mi diverto a fare giochi di Mancina parole. minuscola per braccio, Mancini con l'iniziale maiuscola per cognome, va fuori la presa di ferro e risposta di Camilla Mancini, entra invece il contrattacco di Beatrice Monaco e quindi allunga subito. Luca, in 3 minuti Sì, si è portata, in un poi minuto, pardon, si è portata sul 3 a 0. grande velocità, anche stavolta è riuscita a uscire proprio dalla stretta misura, e non a caso probabilmente abbiamo visto che è testa di serie numero uno, nel senso che probabilmente quando la giornata è positiva si vede fin dall'inizio, e in questo momento vedo che Beatrice sta tirando molto bene. Di fronte a lei, comunque, una delle più importanti atlete del giro azzurro, talento precocissimo, Camilla Mancini. Doppio derby, due fiamme oro contro due fiamme gialle. Esatto, doppio derby e nel turno precedente, mentre nel rispetto delle normative vigenti ti stavi sottoponendo a tampone, mi hai lasciato da solo nel racconto, abbiamo visto Beatrice Monaco vincere un match molto combattuto con Elisa Vardaro dell'Aeronautica Militare con il punteggio di 15 a 12, mentre apparentemente più semplice, almeno nelle proporzioni, nel punteggio, è stato il successo di Camilla Mancini, che ha superato Francesca Palumbo, altra aviere, altra portacolori dell'aeronautica, per 15 a 5. Fra l'altro, la Mancini ha avuto un percorso caratterizzato dall'aver affrontato le due atlete che in queste stagioni hanno condiviso con lei anche le gare a squadre, quindi anche il posto da titolare nel gruppo azzurro, perché ha battuto negli ottavi di finale Arianna Errigo, e poi, appunto, come dicevi in precedenza, Francesca Palumbo nei quarti. Combattuto anche l'ottavo di finale contro Arianna Errigo, finito 15-13 per la Mancini, che ora non va a segno con questa parata risposta e subisce la rimessa in bersaglio non valido di Beatrice Monaco. Ancora 40 secondi in questa prima delle tre frazioni. Ancora un attacco lungo, la Sì. Monaco è una che lavora molto bene di gamba, un'atleta molto, molto reattiva da questo punto di vista. Vedete come riesce anche a chiudere la misura dopo la parata dell'avversaria.
Guarda, risposta ancora in bersaglio non valido. Buono l'attacco di Camina Mancini, ma va a finire il bersaglio non valido. 15 secondi ancora in questa prima frazione. Sì, era prima. Era partita molto, molto decisa la Monaco, sembrava quasi che l'assalto avesse preso una certa piega, invece poi la Mancini è riuscita a rimettersi in carreggiata. Strettissima misura, rimessa contro rimessa, mamma, non succede niente. Queste azioni sono veramente strane, particolari. Si va alla pausa, Luca, si va al primo minuto di pausa sul punteggio di 3-2 per Beatrice Monaco. Allora faccio anche un riepilogo di questa prima giornata. È il primo giorno dei campionati italiani assoluti di Cassino 2021. Il fioretto femminile con 94 partecipanti ha aperto il sipario di questa kermesse, su questa kermesse tricolore che durerà 5 giorni. Ci saranno 6 titoli da assegnare e fioretto femminile apre il programma con una gara che propone, per la verità, Luca, 4 protagoniste, possiamo dire anche annunciate, insomma non c'è una vera e propria rivelazione in queste 4 semifinaliste, ma siccome in semifinale ne vanno in 4 e nel fioretto femminile italiano invece il panorama è assai più variegato a livello di competitività, a livello di prestigio e di blasone. Citavi prima Rianna Enrico, che è stata eliminata nel match degli ottavi di finale, tra Bedone dai 16. Addirittura c'è, un passo prima è uscita anche Martina Batini. Un passo prima Martina Batino, Batini che ha perso proprio contro di Savardaro, che abbiamo citato in precedenza, che ha chiuso la sua gara invece all'ottavo posto. Le posizioni dal quinto all'ottavo posto sono delineate: il quinto posto di Erika Cipressa, Fiamme Oro, il sesto di Francesca Palumbo, Aeronautica Militare, il settimo di Valentina De Costanzo, Aeronautica Come, e di Savardaro che invece è ottavo. 93 le presenti quest'oggi. Stoccata del pareggio, Luca. Ah sì, tre pari, si è ripreso un po' di misure Camilla Mancini, assalto che comunque ancora non ha una sua fisionomia ben determinata, cerca sempre di lavorare su questi tentativi di attacchi a misura la Monaco, poi dopo sulla parata della Mancini c'è l'immancabile corpo a corpo. L'altro dell'arbitro Martina Pascucci che dirige questo match. Cammina un po' troppo in questo caso la Monaco, aveva preso il ferro e si prende l'arresto della Mancini, chiamiamolo contrattacco, vi usiamo termini giusti. E la Mancini, parziale di 4-0, si porta avanti. Parziale importante, questa è bella. Bella stoccata. Circoletto rosso, questa è bella, tirata bene, parata, risposta composta, cambio di bersaglio, misura perfetta, questa è veramente una bella staccata. Che un po' estemporanea, visto che dallo scambio anche questo, con l'ultima parata risposta che è di Camilla Mancini, tocca quindi in bersaglio non valido. In ogni caso, anche in questa occasione, pur trovandosi in torto dal punto di vista schermistico, avete visto come la Monaco ha veramente una grande rapidità di esecuzione nello stretto, quindi anche sulla parata dell'avversaria riesce a tirare la rimessa e spesso fa male. Controparata bellissima, anche questa bella, bella Dario? Stoccata, sì. Gran bella stoccata di Beatrice Monaco, poi è andata a controparare, parata veramente controparata, sì, a controparare con il pugno lontanissimo dal bersaglio, dal petto. No, bella, molto bella, visto che tu sei stato il curatore di uno dei servizi della Web TV Federale
secondo me più simpatici in assoluto, quello che la scherma ha spiegato dai bambini. Noi abbiamo magari non bambini, ma sicuramente anche un pubblico magari non propriamente avvezzo alle competizioni schermistiche, che ci segue attraverso la TV laziale di Cassino. E allora a loro diciamo che nella disciplina, nella specialità che stanno vedendo nell'arma del fioretto, la priorità è sempre di chi porta l'attacco. Chi porta l'attacco ha sempre ragione. Quando vedrete due luci accendersi, la stoccata sarà assegnata sempre a chi porta l'attacco. Il rimedio per l'attacco è la parata e risposta, quella di cui vi stiamo parlando. I bambini che intervistassi a Riccione qualche anno fa l'hanno spiegata molto meglio. Sì, sì, stati bravissimi. In ogni caso ci si può difendere anche non parando, ma riuscendo a far scaricare a vuoto l'avversario, quindi facendo esaurire l'azione offensiva dell'avversario. Intanto, mentre noi conversavamo... Questi frangenti ha piazzato un allunghino non male, dopo il quale Camilla Mancini... E qui si va a parziali, 3-0 per la Monaco, 4-0 per la Mancini, 4-0 per la Monaco. Break contro break, direbbe chi. Racconta il tennis, quinta stoccata della Mancini. Giustamente dall'angolo alla Monaco gli viene detto di andare piano, perché questa stoccata è figlia proprio di un movimento sbagliato con le gambe. Questa sì. A proposito di quello che dicevi, ha scaricato il suo attacco Camilla Mancini, che era in avanzata. Queste due stoccate danno proprio l'idea, appunto a beneficio di chi magari mastica un po' meno la scherma, di come siano importantissime anche le gambe. La Monaco, la stoccata precedente, ha camminato troppo, si è trovata addosso all'avversario e ha preso la stoccata. In quest'altro caso, nel secondo caso, è arretrata nel modo giusto e ha avuto la possibilità di parare e rispondere. Comunque stiamo 9-6 perché la Mancini ha di nuovo accorciato. Tre stoccate fra le due. Attacco in bersaglio non valido, ha tentato una parata la Monaco ma non è riuscita a prendere il ferro. Ancora iniziativa di Camilla Mancini, l'attacco va in bersaglio non valido, sono gli ultimi 17 secondi di questa seconda delle tre frazioni. Dopo la pausa ci saranno gli ultimi 3 minuti, quelli in cui presumibilmente si designerà la prima finalista di questo campionato italiano. E come tradizione, ne parlavamo giusto pochi giorni fa durante i campionati italiani cadetti e giovani, come tradizione le fiorettiste si prendono tutto il tempo a loro disposizione. Giocano su tutti e tre. Sì. I minuti di tutte e tre le frazioni. Possiamo tranquillamente dire che un assalto di fioretto femminile dura pressappoco 9 minuti. Pressappoco. Sì. Il tempo effettivo. Seconda pausa, vantaggio della Monaco, direi legittimo per quanto abbiamo visto fino a questo momento. È comunque la Monaco che sta facendo il match. Sì, che sta conducendo il match, non solo nel punteggio, l'angolo di Camilla Mancini c'è. Luca Papale, Frascati Schierman, società di allenamento di Camilla Mancini, società in cui è scocciata sin dalle categorie under 14. L'altro angolo invece, quello di Beatrice Monaco, vede la maestra Giovanna Trillini. Momento anche questo di consultazione evidentemente molto delicato, perché quando rimetteranno giù la maschera le due atlete, non avranno più tempo per consultarsi con i rispettivi tecnici, ma dovranno tirare fuori tutto per giocarsi in questi 3 minuti il posto per la finale. Attacca Camilla Mancini, esce da con punta, sfondamento e abbraccio. Di scuse per gli atlete. Non c'è sanzione disciplinare, diciamo è stato un contatto al limite,
perché nella scherma è vietato il corpo a corpo volontario, e nel caso di corpo a corpo involontario l'assalto viene fermato. Nel caso di corpo a corpo volontario c'è una sanzione, un avvertimento, un cartellino giallo. In questo caso eravamo al limite perché la Mancini, diciamo, non ha fatto volontariamente, non è andata volontariamente addosso all'avversario, ma non ha fatto nulla per fermarsi, quindi è a rischio. Invece è arrivato adesso il cartellino per, sì, la Mancini giallo. Attacco della Mancini, d'attacco, sì. Sull'iniziativa d'attacco c'è stata una piccolissima sospensione, ma è sempre l'attacco a essere premiato. Avete visto, in questo caso la Monaco si è mossa più velocemente, quindi ha dato l'impressione di prendere l'iniziativa, però bisogna sempre stare attenti, proprio come diceva Dario in precedenza, chi inizia il movimento, perché anche un attacco tirato lento ma tirato in anticipo e con il tempo giusto è comunque prevalente rispetto a chi tira il contrattacco senza parare. Chi, a dirla in gergo, tira dentro o tira sul tirare dell'avversario. Questa che abbiamo visto poco fa, questa rimessona di Beatrice Monaco, può far male alla Mancini, che smentisce subito questo perito ipotetico, perché porta un bellissimo attacco che va a segno e tiene il match sul filo dell'equilibrio, 10-8 a 2 minuti alla fine. Vedrete che adesso nei prossimi minuti il ritmo si alzerà sicuramente. Parata risposta della Monaco, molto brava. Ad aspettare con calma che terminasse il suo attacco Camilla Mancini, a parare e a rispondere per andare sull'11-8. Ora accelera Camilla Mancini, deve pressare la Mancini e lo sta facendo. Vedete, siamo sulla parte destra, attacco della pedana. Buon attacco, buon attacco. Non trova stavolta la parata Beatrice Monaco, anche un passettino indietro forse di troppo, e subisce l'attacco di Camilla Mancini, che torna a meno 2. Restiamo lì, condotto sempre nel punteggio da Monaco, ma la Mancini è rimasta sempre aggrappata al match, quindi si può giocare tutto qui. Becca la parata risposta, parata contro parata, alla fine non accade nulla di rilevante. Questa è ancora è la seconda volta che arriva la stoccata in questa sorta di balletto, no? Lo chiamo così, ma in effetti questa nuova modalità di giudicare il fioretto, cioè quello che comunque di non dare l'alta anche quando gli atleti sono a strettissimo contatto, esatto, porta gli atleti a dover tirare e cercare il modo di tirare anche con siamo movimenti un po' sgraziati. Molto, intanto molto cosa succede? Importante, Luca, so che la parola, sì, importante a te non piace perché è inflazionata, ma, ma dal 12-9, mentre conversavamo, quella rimessa, sì, insomma, che poteva spostare gli equilibri psicologici di questa parte finale di match, le due stoccate di Camilla Mancini possono pesare tanto, anche perché siamo a 1:10 e allora, una stoccata di distacco. Intanto protesta la Mancini perché su questo attacco della Monaco la Mancini para e chiede la sanzione per l'avversaria, perché si è trovata l'avversaria a stretto contatto, quindi chiede il corpo a corpo volontario. Adesso l'arbitro impone alla Mancini di riprendere la maschera perché aveva lasciato cadere la maschera a terra. Questo è un altro gesto che fanno spesso gli schermitori, bagnare le scarpe, perché a volte la pedana diventa scivolosa, un po' di condensa. Comunque 12-11 e adesso è un bel finale, sì, un bel, sì, finale, sì. Adesso ce lo godiamo tutto, perché un match che dicevi sembrava per inerzia essere quasi sempre, quasi dal principio, dalla parte di Beatrice Monaco, invece in questo finale sta riservando equilibrio, incertezza. Vediamo l'ultimo minuto e 5 secondi. Attacco di Beatrice Monaco, sì, e va in bersaglio, non valido. Ha fatto scaricare la Mancini, poi ha ripreso l'attacco e non è andato a bersaglio.
Un assalto nel quale, fra l'altro, Dario, non abbiamo visto stoccate di difficile interpretazione. A volte succede, specialmente nel Fioretto. Un assalto molto lineare, al di là di questi momenti in corpo a corpo. Stoccate, attacchi più viti, parate risposte nitide. Nessuno ha chiesto l'intervento della Moviola. Mai chiesto la Moviola. Ognuno dei due atleti ha due accessi alla Moviola, accessi che rimangono tali se chiaramente la decisione dell'arbitro poi è in linea con la protesta dell'atleta. Questa dobbiamo suggerirla sempre al VAR del calcio. Stoccata, attenzione, nel pareggio, attenzione. 12 pari a 47 secondi dal termine. È stata brava Camilla Mancini, una stoccata alla volta a recuperare. Anche una stoccata alla volta, un gergo un po' tecnico, perché due alla volta non se ne possono mettere, però adesso è esce paziente, la Mancini. È lì, no, ma fra l'altro invece questo contrattacco. Fra l'altro, nel momento in cui ha messo la stoccata numero 12 la Monaco, suscitando le proteste della Mancini, perché la Mancini voleva anche in quel caso lì il corpo a corpo, quindi l'alta per corpo a corpo. 13-12. Controparata la risposta della Monaco. Riesce molto bene in questo fondamentale la Monaco. Adesso la parata dell'avversario porta molto in fuori il polso e riesce a trovare il ferro. Questa è una stoccata molto bella. Attenzione bella alla risposta. No, adesso sì. Curiosamente, guardate la lama. Via la punta di Camilla Mancini. La lama della Mancini è rimasta metà tra l'impugnatura e la mano di Beatrice Monaco. Attacco in bersaglio non valido del fiorettista del. Attenzione al cronometro, 23 secondi, 22. E esce l'attacco della Mancini. Attacco esce, contrattacco tocca, Beatrice Monaco la prima finalista dei campionati italiani assoluti di fioretto femminile. Credo sia anche la sua prima finale, non ricordo se è arrivata in primo e secondo posto altre volte, ma direi grande prestazione. Comunque, ecco, in ogni caso, al di là dei vari tentativi di rimonta della Mancini, comunque la Monaco ha sempre condotto questo assalto e sinceramente devo dire che la vittoria, possiamo dirla, è meritata in questo assalto. Condotto, ma la cosa che lo Luca più rilevante